Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Gigrina in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Piccola premessa, purtroppo ragazzi come sempre i rumori dei lavori e dei muratori mi perseguitano, per cui è probabile che oggi sentirete in sottofondo qualcosina di aggiuntivo, per cui vi chiedo scusa, cercate di non farci caso. E quindi la volta scorsa ragazzi eravamo arrivati qui dopo purtroppo aver vissuto delle vicissitudini abbastanza inquietanti e angoscianti, oserei dire. Quest'oggi tra l'altro il sole va e viene, per cui la mia facecam sarà veramente meravigliosa. Io mazza, perché deve essere sempre così così buio? Non capisco. Aspettate, non è che qua era da dove sono arrivata? O magari no. Oh. Yuhu. Ah no, 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 non è possibile perché... No, scusate. Io ci dovevo entrare qua. Qualcuno chiami un medico, per favore. Già sta succedendo qui. Qui c'è la luce del Signore Dio Padre, tra l'altro. Volete davvero che venga qui? Mio Dio. Ok. D'accordo. Mio Dio. Che cosa ha significato? Gesù, datti una mossa, marattela te. Oh, merda pupazza. Oh, merda miseria. Ok. Non sto bene. Sicuramente non sto bene. Si aprono pure le porte, le botole qua sopra la mia testa. E è tutto uno schifo. Accidenti. Pure con notti di ventilazione. Guarda, era una cosa che mi mancava effettivamente. Era proprio una cosa che mi mancava in questo gioco. Cioè mancava soltanto questo, effettivamente. Che diamine. Perché farcelo mancare, no? Eh? Perché farcelo mancare? Che diamine. Ok, è tutto chiuso. E qua si può interagire in qualche altro modo. Non so in che altro modo, visto che la maniglia... Vabbè. Ehi. Oh. Cioè, allora, raga, ritorniamo sempre al fatto che in questo gioco fondamentalmente non ancora siamo riusciti a capire quasi nulla della storia. Abbiamo capito chi è il nostro protagonista, ma tra l'altro abbiamo capito, se non erro, che ha tipo paura del mare. Ha proprio una paura... E dai, quei Franco. Oh, mio Dio, è cambiato tutto in un secondo. E vabbè. Raga, a me questi cambi, Dio Gesù, così repentini, non è che piacciono poi più di tanto, proprio... Ve lo dico proprio con tutta la sincerità del mondo, capite? Quindi è inutile che fate mossette come se la cosa vi desse fastidio. Dovrei essere io infastidito. Che diamine. Perché qua giocate come cacchiarola ve pare. Fate il cazzo che volete ogni santa volta. E che cavolo. Sì, e vai. Certo, io dovrei entrare qua dentro. No, sul serio, cioè raga. No, mi dovete lasciare in pace, eh. No, 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 no. No, no, no. Oh. Che qualcuno me vuole ammazzare. Ma io non lo so. Ok, c'è un... Ci sono un paio di manichini appesi come salame. Oh, Gesù. E dai, oh.
Qualcuno di voi l'altra volta mi ha ricordato come chiamavo i topi nel primo Layers of Fear ed è pieno di Franco qua dentro. Oh, it stinks. But it looks like someone took a bite. Or something. Come, let's not wait for it to come back. Ui, che schifo, Gesù, che schifo, mamma mia. Possiamo tranquillamente lasciarlo lì. E quindi stavo dicendo poc'anzi che non si è capito poi più di tanto effettivamente di tutta questa grandissima questione. Il nostro protagonista è un attore, tra l'altro pure famoso, sembrerebbe. Ho dovuto rinforzare alcune delle gabbie. Qualcosa ha spaventato gli animali, forse sentono una tempesta in arrivo, devo bloccare i portelli con delle assi. Sarà davvero intensa. Spero vivamente di non vivere quella tempesta. Sì, vabbè, piacere, è un piacere conoscerla. È un pi il piacere mio proprio. Continuate a cambiare tutto come volete. Ho trovato un altro nastro. Meraviglioso, anche questo. Allora, me la dai la mano, sì o no? No. Va bene. Non te la do nemmeno io la mano allora, brutto scostumato che non sei altro. Cioè, oh, e dai, Oh, ma mi stai a seguire? Minchia, mo te tiro un pugno in faccia, eh? Che cavolo, fa pure il minaccioso. Pensa a te, è lui il maleducato e fa lui il minaccioso. Cioè, dovrei essere io a essere arrabbiata qua. Che diamine. Oh, e va bene così. Stavo dicendo che il nostro protagonista è un attore. Ah! Oddio, Gesù, andate a fare in... È la mia ombra. È un attore anche abbastanza famoso, però probabilmente non so se gli è successo qualcosa alla faccia o cose del genere. Cosa abbiamo qui? Addestramento animali, addestramento cani più consegna gabbia più contenuti consegnati al ponte di carico per gli animali, nutrimento mantenuto al minimo come da istruzioni. Perché? Perché povere bestie? Perché? Poveri animali. Li nutrite al minimo. Non siete esseri umani voi. Siete delle bestie, altro che gli animali. Allora, sì, posso salire qua. Che meraviglia. Andare ancora più in alto, in alto, in alto. E salirò, salirò fino a quando mi sarò liberata di voi. Dai, oh! Continui a seguirmi, eh! Da st'altezza ti posso dare pure un calcio in faccia, non solo un pugno. Minchia, ti riempio. Wow. Che opera d'arte contemporanea, ragazzi, ci troviamo di fronte. Sì. Sì. Ok, io premo, eh. Liberate le bestie! Liberate gli animali! Se io non vedevo l'ora che si liberasse qualcos'altro! Che era? Vabbè! C'è la riunione condominiale oggi? Io non sono stato informato. Ma che cavolo! Perché lasciate le porte aperte, dico io, no? Vabbè. Ok. Non so cosa fosse, ragazzi, quella cosa lì che mi è venuta addosso, ma... Amico, che fai? No, 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 no. No, 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 no. Smettetela di giocare con me così, perché... Presto potrei non spaventarmi più ed arrabbiarmi tanto, tanto, tanto. Perché ho dovuto fare il giro? Oddio, raga, non vedo dove andare. È buio. È dannatamente buio. Qua c'è una leva. Aspettate, me ne sono accorta adesso. Posso tirarla senza che nessuno si arrabbi? No, perché sapete.
qua la gente... Look, there's something there. Dove? Qua la gente si offende per un non nulla. È permesso? Vabbè. Can't you see it? Dove? No, non vedo niente. Chiaro? Anche perché ci hanno aggiunto un rumore proprio di pellicola. Che diamine. E dai, e continuano, eh. Oh, che cazzo. E continuano. Oh, Tiria. Ok, sì. Io vado, continuo ad andare. Oggi proprio non mi ferma più nessuno, eh. Né voi, né manichini, né... Che pezzi di merda che giocano così con le luci, ragazzi, eh. Non c'era una porta qua. Mio Dio. Ah, è qua. Oddio. No, oggi non ce la posso fare. Se continuate così, io dovrei entrare là dentro. Ok, va bene. Diciamo di sì. E... Ma... Oh, c'era una porta un attimo fa qui. Oh, io entro. Io non ho alcun problema ad entrare oggi, eh. No. Proprio nessun tipo di problema. Che problema dovrei avere? Proprio. Nessuno. Che cazzo è sto rumore? Ah, la radio. Smettetela di accendere la radio come cazzarola vi pare a voi. Benissimo, ragazzi. C'è il temporale. Oggi qui non era previsto temporale. Probabilmente se continuerà a tuonare sarò costretta ad interrompere prima questo video. Vabbè. Chi è che lancia oggetti? Io continuo a non capire perché siete così scostumati, eh. Non capisco. Oh. Dai, ve lancio. Madre mia. Però che cavolo sta succedendo qui? Oh! Dio. Cos'è? Vabbè. Io vado. Perché sembra avere la forma di una bara? È la mia impressione. È una bara. Oh, Dio. Perché? Oh, Dio. Non ci sto capendo più niente. Sento dei rumori. Io me ne vado. Assolutamente me ne vado. Tranquillamente. Vado via. E tiro la leva. A tutta birra! Yuhu! Cosa dice il nostro foglietto? Capo della sicurezza, ho saputo che alcuni membri dell'equipaggio hanno espresso la propria contrarietà alla nuova politica di razionamento. Vi ricordo che questa è stata introdotta come diretto risultato di una cattiva condotta a bordo di questa nave. Non mi stancherò mai di ripeterlo, chi ruba non la farà franca. Chiarissimo, e potrebbe essere pure giusto. Pure giusto, eh. Però, insomma... Magari chi non c'entra niente la paga per quelli che hanno fatto qualcosa di male. E questo non è tanto giusto. Però, a me adesso poco interessa. Io continuo la mia discesa come se non ci fosse un domani. E non mi interessa più di niente. Oh. Ehi. Yo. Che c'è qua? This one's empty too. We need to keep looking. Lily, I mean, Captain, there's something out there, in the dark. Hush now, stay behind me. Oh, la I won't let anything happen to you. Non lo caga di striscio, cioè il bambino le dice questo e quello e lei lascia fare. Ok, apriamo la porta. Ecco fatto. Tac.
Incoraggiante, come sempre. Come sempre. Ok. Cos'è? Oh mio Dio! Oh, apri, apri, apri! Ok. Ok, io corro! Io passo! Cazzo! Oh, smettetela! Oddio! Oh! Oh! Oh merda! E mo? Oh merda! E come passo qua in mezzo? Oh Gesù! Devo fare qualcosa riguardo! Passo lo stesso! Ah no! Vabbè, sono passata lo stesso! Poco importa, sti cazzi, avrà detto il personaggio, se c'è vapore, fuoco, fumo. Oh, mi avete rotto tre quarti di minchia, eh? Scherzavo. Scherzavo. Siete, siete simpaticissimi! Siete simpaticissimi! Ok. Siete simpaticissimi. Vi adoro, vi adoro. Non vi sostituirei con nessuno al mondo. Dio, e vabbè. Oh, sala proiezioni, what the fuck? Oh, oh, smettetela. Oddio. Oddio, raga. Oddio. Oh, merda pupazza. Doveva comparire quel coso lì? Eh? Ok, tutto ciò. Vabbè. Smettetela. È assolutamente inquietante. Cioè, c'è solo sta cosa che è diversa dal resto, o no? Effettivamente. Se io mi avvicino. Non muoverti, eh. Fammi entrare. Che cazzo. Vabbè. Io continuo a procedere. Non mi interessa proprio di niente oggi, guardate, eh. Proprio di niente mi interessa, assolutamente di niente, 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 io sono coraggiosissima, coraggiosissima. Sì, anche se tutto è assolutamente terrificante, non mi interessa di un cazzo. Ok. Oh, mo sì, eh? Ci addentriamo sempre di più qua nella melma, nel fango, nel carbone, nella merda e in tutto il resto appresso. Wow. Comunque c'è da dire che le ambientazioni sono fatte davvero bene, ragazzi. Cos'è sto coso? Oh. Leave it, Mr. Hardy. We're not that desperate yet. James, I said leave it. Ok, si chiama James, il ragazzo, il tizio, che schifo, c'è un franco morto, abbiamo raccolto il cadavere. The cost must be paid when one destroys the balance. No, 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 nessun prezzo, ti stai sbagliando. Ok, è un loop, ragazzi. Cioè, se è... Ok, sì, 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 assolutamente. Ma guarda, io ti do ragione su qualsiasi cosa tu dica. Fuck. Che significa arrenditi o prendi? Ah! Ok, istinto. Che cazzo ne so? Tip the scale. One life outweighs the other. Dammi qua. Dammi qua. Ragazzi, non...
Trust your instinct. No. Ho scelto arrenditi e male è successo questo, ragazzi. Quindi è obbligatorio comunque prendere, fondamentalmente. E... Trust your instinct. One life outweighs the other. There is no other way. Ok, ma... The life that was to be. The life that never found its flame. Weak. Weightless. Worthless. Some things must be left behind. Some things. Ok. Ma benissimo. Benissimo, benissimo. Sì. Come sempre è tutto assolutamente chiaro, né? Che non capisco, ragazzi, questi intermezzi di scelta, tra virgolette, in cui però fondamentalmente non è possibile scegliere, perché se fai la scelta sbagliata, tra virgolette, ti fanno scegliere di nuovo. E quindi... Cioè... Non so. Ah, possiamo passare qua dietro. E ti fanno scegliere di nuovo e... E quindi sei obbligato a fare una scelta, fondamentalmente. You didn't take it. You'll starve. Ok. Allora, ragazzi, mi ha appena salvato la partita. Purtroppo sono obbligata a interrompere qua perché ci sono tuoni continui. Non capisco come sia possibile, perché oggi era prevista solo pioggia. Quindi purtroppo, onde evitare, onde rischiare qualsiasi problema elettrico, direi che purtroppo, appunto, devo terminare qui il video. Fatemi sapere, ragazzi, voi cosa state carpendo effettivamente di questo gioco, se ci state capendo qualcosa, perché io sono ancora totalmente persa. Ah, e ovviamente, ragazzi, senza fare spoiler sulla trama, se doveste sapere qualcosa più di me. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E ho potuto scegliere tutti, ragazzi, da giocherina. Ciao!